Non ho più il COVID. Sono comunque un fallito, però ho rimuovuto un po' di cani così possiamo fare la farm automatica di scheletri e avere l'XP infinita e quindi andiamo. Prima di andare io mi prendo una grindstone e magari riusciamo anche a costruire un pezzo della farm di villager. Ci metteremo abbastanza avanti con la schedule delle cose da fare. Quanto cazzo è veloce sto piccone? Let's go! La stone cutter è utilissima. Che non mi ricordo nemmeno come cazzo si fa. Perché voglio dare retta al mio canale quando chiaramente non sono in grado? La carne di zombie posso darla agli animali, tanto non me ne frega niente dei loro diritti. Se mangiano carne marcia, tanto di guadagnato. Tutte le volte è parsa una settimana e io sono completamente oblivinato da quello che è successo la settimana scorsa. Eccolo. A proposito di cose che mi sono scordato sicuramente. Ok, scherzo. Scherzo, 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 scherzo. Non stavo per morire affogato per prendere dei pezzi di ferro, vi giuro. E noi che cosa facciamo per far funzionare sta farm al 100 per 1000%? Costruiamo una piccola rail. Prendiamo un piccolo cane. Quindi se noi lo mettiamo su un minecart intrappolato per tutta l'eternità in questo buco, noi possiamo stare letteralmente qua fermi e quando qualcosa accadrà, il nostro cane lo ucciderà. Che magnifica invenzione, i cani. Stiamo AFK per un'ora e prendiamo XP. Perché il cane non sta più facendo niente? Allora, tu stai facendo il tuo lavoro metà sì, metà no. Sì, così mi sembra abbastanza affidabile. Ma per sicurezza li mettiamo anche nell'altro angolino così. Ma dove cazzo è andato? Piatalo, piatalo, piatalo. I cani sono in piedi, ma seduti nel minecart, non vi seguiranno dappertutto, resteranno esattamente dove sono. Ma vi uccideranno comunque gli scheletri. E ora che ho 32 livelli vado a incantare di nuovo la mia armatura. Respiration 3. Se non mi date malus tipo action al fuoco del cazzo che non mi serve a niente. L'ho finito di dire adesso. E poi possiamo fare anche una anvil se vogliamo. Consumo. E niente. Il ciclo infinito sarà prendere XP, fare enchantment. Finché non prendo efficiency o protection 4, eccetera. Divertente, vero? Dopo aver accumulato un bel po' di livelli, possiamo iniziare a rienchantare tutto l'armamento. Non capisco perché le TNT ti danno tutti i blocchi adesso, ma i creeper no. Così non puoi riparare i buchi che fanno. Cioè, a sto punto fai i creeper, così almeno è meno fastidioso. Unbreaking 3, basta. Che palle! Così. Morte. 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 Lag. Lag. Morte. Oh. Sento come uno di quei boomer che si lamenta delle mascherine. Cazzo! L'amore. L'amore di Dio. Ma come cazzo spari secondo te? Scusami. Tasto sinistro e tasto destro. Ma è Dio boh. Hanno ancora tutti la mascherina ma sotto il naso. No, 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 grazie, non compro niente, non compro niente. Ma non è cambiato un cazzo. Non ci posso credere. Era davvero il pezzo di merda che ci stava davanti. Non ci credo. Esci, facciamo un altro po' di livelli. Messo una slab in questa posizione giusto perché. Non capisco perché, ma i miei cani continuano a scendere dal binario in cui sono messi. Tipo, Respiration 3. Ti prego, non fire protection. No. Va bene anche se non mi dai protection, ma non fire protection. Va bene, lo prendo così. Lo prendo così. Va bene così. Vediamo che ci danno i boots. Blast Protection, Feather Falling, Death Strider, Blast. Non so nemmeno se dovrei disenchantarli davvero questi oggetti, perché ho paura davvero che io abbia bisogno di farne altri. Yeah. Final fucking mente, un enchantment decente, figa. Piano piano stanno uscendo degli enchantment sempre migliori. Respiration 3, Protection 4, non è male. Anche se forse un Unbreaking sarebbe un po' meglio. E abbiamo un Protection 4, Unbreaking 3. E abbiamo un Protection 4, Unbreaking 3. In questo modo abbiamo full Protection 4. Così dovremmo essere circa a posto per quanto riguarda il danno. Peccato per Unbreaking, ma fra poco ci faremo Unbreaking e Mending. Così staremo a posto per tutta la vita. Non male, non male.